Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, oggi voglio farvi vedere come costruire un cannoncino ad aria compressa stile Predator. Quindi questo cannoncino verrà posizionato sulla spalla, è ad aria compressa, quindi verrà alimentato da questo compressore che ho sistemato in uno zaino tutto tagliato. Adesso il progetto non è bellissimo da vedere perché lo devo ancora verniciare. Allora, poi tramite dei tubi Rissan, quindi ad aria compressa, dall'estintore andremo al cannoncino. Allora, il cannoncino funziona o spara i BB da 6 mm da soft tire biodegradabili e mi raccomando le protezioni sempre per gli occhi. Ok, andiamo a vedere come l'ho costruito, buon divertimento e buona visione. Ciao! Adesso parliamo della parte che riguarda il cannoncino ad aria compressa. Allora, ho usato praticamente tutto materiale di sifone di lavandino. Allora, questo è un raccordo a T con due parti filettate, mentre da una parte dall'altra parte non era filettata, e ho usato un raccordo con un suo tappo. L'ho incollato con della colla a caldo al tubo. Poi ho forato da parte a parte, chiaramente prendendo sia il raccordo che il tubo, e ci ho inserito, come vedete, un pezzo di ferro, una barretta di ferro di traverso per diciamo rendere più sicuro, visto che ci andrà molta pressione qua dentro, per essere sicuro che il tappo non mi esploda, quindi è una sicurezza. E poi con della colla a caldo ho reso tutto ermetico. Ok, adesso qua sopra ci andrà il tappo di carica con il suo raccordo, in testa ci andrà un altro tappo. Ora questo tappo l'ho preforato e poi con un raccordo olio dinamico scaldato, scaldando questo raccordo con una fiamma ossidrica, l'ho scaldato per eseguire il filetto. Poi chiaramente qua ci andrà del teflon per renderlo comunque a prova d'aria, per non far uscire, non avere perdite, quindi. Questo è un raccordo 90 gradi Rilsan, quindi da qui arriverà un tubo di plastica, che sono quelli apposta per l'aria compressa, che arriverà direttamente dall'estintore. Dopo aver eseguito due fori del diametro 8 in questo punto, adesso vado a bloccare il supporto al cannoncino in questo modo. Ho fatto un foro anche sotto in questo punto per mettere un'altra fascetta più piccola per tenerlo comunque contro, per far sì che non si muova più del tutto. Per il supporto userò questa lamiera. Mi è avanzata facendo il barbecue con i bidoni da 200 litri.
adesso vi faccio vedere come assemblare tutto il leveraggio per muovere il cannoncino tramite il berretto. Qui ho preparato dei trafilati di alluminio, anche questi tutto materiale riciclato. Il primo che andremo ad avvitare è questo, piegato in questa maniera. Allora, dopo il foro del cappellino e andiamo ad imbullonare. Ok, deve rimanere libero. Questo pezzo invece deve rimanere fisso, quindi andremo a bloccarlo. Quest'altro pezzo, forato qua e qua, e andremo a bloccarlo sul cannoncino in questo modo. Collegare il pezzo montato con quello del cannoncino. Ora, in questo particolare lungo ho inserito una vite di fermo che poi vi farò vedere il perché. Allora, andiamo a montare il tutto. Anche questo pezzo dovrà restare libero, quindi è così, va bene. Ok, adesso andiamo a provare se il leveraggio è a posto. Allora, il fermo che vi dicevo prima è per questo motivo. Come vedete, arriva qui e in pratica è per non farmi arrivare i pallini in faccia. Ok. Con una fascetta ho messo la linguetta, che in pratica fungerà da interruttore. Per quanto riguarda il serbatoio dell'aria, userò questo estintore da 6 litri che avevo usato per un altro progetto, che era il Mace 1, il mitragliatore ad aria compressa appunto con estintore. Qua sopra trovate il video, era un Gatling ad aria compressa. Ok. Test velocissimo. Occhiali.
interruttore, accensione e interruttore di fuoco. Ok ragazzi, spero che il progetto del cannoncino ad aria compressa stile Predator vi sia piaciuto. Come commentate il video, mi raccomando, lasciate nei commenti la vostra opinione e seguitemi sui social che trovate in descrizione. Allora vi invito ad iscrivervi al canale per restare aggiornati sui futuri progetti. Il prossimo video sarà appunto il test più approfondito per vedere le capacità del cannoncino Predator Devo ricordarmi di comprare una lampada e grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!